conoscete voi le regioni italiane? Potete indovinare di quale regione italiana vi stiamo parlando? È una delle maggiori regioni italiane per numero di abitanti e dimensione. È famosa per la bellezza del suo paesaggio e per le incomparabili ricchezze del suo patrimonio storico e artistico. Si può dire che è una delle regioni che presenta una maggiore identità. Situata al centro d'Italia, questa regione confina a nord-ovest con la Liguria, a nord di Emilia-Romagna, a est con le Marche e l'Umbria, a sud con il Lazio. Ad ovest è bagnata dal Mar Ligure e dal Mar Tirreno. Sia a nord che a est, questa regione è attraversata dagli Appennini, ma il territorio di questa regione per le sue colline. Ma più altamente è il Monte Arneata, di origine vulcanica, il 1734 metri, il fiume principale è l'Arno. Il capoluogo regionale è Firenze, la città più popolosa. L'altra città capoluogo di provincia sono Arezzo, Livorno, Lucca, Massa, Pistoia, Pisa, Prato e Siena. Speriamo sia chiaro. Avete indovinato di quale regione si tratta? Certamente è la bellissima Toscana! E oggi ci troviamo al Museo di Bella Arte di Rostov, alla mostra Meccanica di Leonardo, dove sono esposti meccanismi e dispositivi inventati da Leonardo da Vinci. Qui sono presentati i modelli delle sue meravigliose invenzioni: il paracadute, l'elica macchina volante, il praetore, la bicicletta, la cerina a ruota, la balestra, la catapulta e molti altri. È noto a tutti che proprio la Toscana ha dato il Natale a questo genio per eccellenza. Lui è nato nel 1452 ad Enchiama. È stato pittore, scultore, architetto, ingegnere, scenografo, anatomista, musicista, inventore e letterato. L'anemometro è uno strumento per misurare la velocità o la pressione del vento. Il clinometro è uno strumento che serve a misurare la verticalità. Oggi Leonardo è uno degli uomini più celebri di tutti i tempi, il simbolo del genio universale in ogni campo, dall'arte alla scienza e alla tecnologia. Ora anche noi in Russia abbiamo una piccola parte di Italia, di Toscana e di Leonardo da Vinci. Il ginnasio 36 di Rostov sul Don è la società Dante Alighieri. Anche Dante Alighieri era toscano.